Buongiorno, buon venerdì, buon pomeriggio. Volevo darvi l'aggiornamento sullo studio relativo ai livelli di inquinamento prodotti dai veicoli alimentati con gas. Vi avevo fatto una breve anticipazione prima della pausa invernale e volevo confermarvi quanto detto e aggiungere alcune considerazioni. Allora, vi metterò il link alla fine della diretta. Sto parlando di uno studio recentissimo, uscito 2 mesi fa, di un'organizzazione internazionale che si occupa di mobilità e che è andata appunto a valutare quanto emettono sia a livello di CO2 sia a livello di particolato e di ossidi i veicoli alimentati a gas. Naturalmente la questione, la problematica è sempre la stessa: quanto conviene appoggiarsi al gas per avere una mobilità più pulita? Allora, questo studio, a cui ovviamente invito tutti a mandarmi eventualmente precisazioni, controinformazioni, ma naturalmente io vi metterò il link allo studio in maniera che potete esaminarlo, vedere le fonti citate e quindi rispondere nel merito, nello specifico. Questo studio appunto ridimensiona grandemente, diciamo così, l'effetto pulente del gas rispetto ai motori a benzina, ai motori a gasolio. Io già vi avevo mostrato la volta scorsa questa immagine. Adesso ve la faccio rivedere perché diciamo è l'immagine che riassume, diciamo così, lo studio stesso. Quindi ve la faccio rivedere, poi ve la spiego. Eccolo qua. Questa immagine, appunto, se si riesce a leggere, compara in questo caso le emissioni di gas ad effetto serra, i famosi greenhouse gas. E quindi fa il confronto tra veicoli, diciamo, piccoli, quindi le automobili, poi i veicoli pesanti come i camion e poi, vedete più in basso, le navi. E fa vedere come le differenze siano relativamente scarse. Quindi se parliamo di automobili, il passaggio da un diesel a un gas può comportare un miglioramento al massimo del 6%, ma potrebbe anche peggiorare le emissioni del 7%. Per i camion, questo passaggio potrebbe comportare un miglioramento al massimo del 5%, ma anche un peggioramento del 2%. E per quanto riguarda le navi, un miglioramento al massimo del 9%, ma anche un peggioramento del 12%. Ora, detto questo, alcuni amici, alcune persone con cui sono in contatto da tempo, con cui discutiamo di mobilità, mi hanno detto sì, però bisogna verificare anche la parte relativa al particolato e agli ossidi, perché naturalmente le emissioni di CO2 sono le emissioni che vanno a comportare come conseguenza l'effetto serra. E qui ricordiamo il problema principale del metano in buona sostanza sono le perdite lungo la filiera, le perdite lungo la filiera di distribuzione, quindi dal pozzo di estrazione sino poi a dove bruciano effettivamente, vuoi nella caldaia di un'abitazione, vuoi in un motore a scoppio. Ecco, queste perdite sono state indicate dai principali enti, diciamo così, internazionali in un 2,6%. Quindi un 2,6% di metano che viene perso in atmosfera è veramente molto, soprattutto perché ricordiamolo, il metano ha un effetto serra molto molto più potente rispetto alla CO2. Ancora dopo 100 anni il metano ha 28 volte più effetto serra, mentre nei primi anni ha un effetto ancora superiore, si parla di 80 volte superiore rispetto alla CO2. Ora, il problema, appunto, dicevo, queste perdite 2,2% è il dato specifico di perdita lungo la filiera. Il problema è che questo studio afferma, e vi ripeto, poi vi metto il link, afferma che anche le emissioni di
NOx, quindi gli ossidi di azoto, e di PM, cioè il particolato, ricordiamolo, sono quelle polveri di dimensioni infinitesimali, piccolissime, che purtroppo entrano quindi nei nostri polmoni, il naso non riesce a filtrarle. Ecco, purtroppo anche a livello di questo tipo di emissioni, il gas non comporta enormi effetti, soprattutto se paragonato con i diesel Euro 6, quindi l'ultima generazione. Quindi, siccome stiamo passando appunto a questa tipologia di diesel, la problematica è sempre la stessa: qual è il veicolo migliore? E quindi il veicolo migliore naturalmente è quello elettrico. E questo mi porta alla seconda parte del titolo, per smentire una fake news che, come tante altre fake news, una volta che ha preso piede su internet, si fa una fatica incredibile a smantellarla, perché, come sapete, una brutta notizia circola molto più facilmente di una bella notizia. E questa brutta notizia, diciamo così, non brutta, è falsa, poi ognuno può dire se è bella o brutta, ma è falsa. Vi mostro l'ennesimo giornale che ci è cascato, e quindi la prima preghiera è per i giornali. In questo caso vedrete il giornale è di settore, è la rivista Automobilismo, 34 anni di passione automobilistica, recita il sottotitolo. Quindi io invito i giornali, che siano generalisti o che siano specializzati, a verificare bene le fonti, perché in questo caso la smentita era già uscita, ovviamente bisognava cercarla, ma tant'è, faccio, diciamo, come si dice, pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca qualche volta. Evidentemente hanno preferito uscire con un titolo, il solito titolo antisonante, eccolo qua: il diesel inquinerebbe meno dell'elettrico. E sono usciti, vediamo se la fotocamera mi fa, eccolo qua, vedete la rivista e il titolo: il diesel inquinerebbe meno dell'elettrico, e citano uno studio del CNR. Ora, ribadisco, se questi signori e in generale tutti coloro che fanno girare queste notizie facessero un minimo di sforzo di andare a verificare la veridicità di questa notizia, avrebbero trovato abbastanza facilmente la smentita da parte di un nostro ricercatore, proprio del CNR, quindi il soggetto che viene citato come autore di questo studio. Ecco, lo stesso soggetto, nella persona dell'autorevole, perché il professor Nicola Almaroli è una persona che ha uno standing nazionale e internazionale, una reputazione decisamente importante. Ecco, questo ricercatore smentisce assolutamente: il CNR non fa questo tipo di studi, non abbiamo mai pubblicato questo tipo di studi, ma non solo, questo studio non esiste. Lo citano tutti, ma non esiste, non c'è un link che porti a poter leggere effettivamente questo studio. Quindi è assolutamente falso. Scusate, mi sono fermato un attimo perché, come al solito, mi dava un problema di connessione. Quindi ribadisco, bastava cercare un attimo, ed ecco qui la notizia. Adesso ve ne inquadro un attimo anche questo, in maniera che vi rendete conto che bastava cercarlo un attimo su internet. Eccolo qua, la super bufala del diesel che inquina meno dell'elettrico, con Nicola Armaroli e le sue dichiarazioni in merito, che io vi ho riassunto molto brevemente. Quindi è assolutamente falso, questo studio non esiste, e men che meno è del CNR. Quindi prego, in primis i giornali, e soprattutto i giornali specializzati, che dovrebbero porre la massima attenzione prima di veicolare, fra l'altro, notizie così, così forti, così impattanti. Non era un dettaglio, non era una notiziola così che un pneumatico costa 10 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Qui stiamo parlando di una notizia estremamente impattante. Quindi mi auguro che i giornalisti siano molto, molto più attenti prima di dare dati scientifici. La scienza non è un'opinione, la scienza si basa su studi, su ricerche che devono essere validate, devono essere confermate
nelle famose negoziazioni, nelle famose peer-to-peer review, nella procedura peer-to-peer, e quindi appunto non si può dare credito semplicemente perché si è trovato un post in internet che dice una cosa, perché altrimenti facciamo il bar, e il bar sarà anche un posto piacevole dove passare del tempo libero divertendosi, anzi sicuramente è un posto piacevole. Però lasciamo la scienza a fonti più attendibili. Quindi ribadisco, non è assolutamente vero, e anzi, ci sono numerosissimi studi che dicono esattamente il contrario. Persino in India, dove in questo momento la grande maggioranza dell'energia elettrica viene prodotta ancora con il carbone. Ecco, da poco l'India ha presentato uno studio, o meglio, la Toyota ha presentato uno studio in cui, analizzando le modalità di produzione di energia elettrica in India, che sono appunto ancora moltissimo a carbone, si è determinato che l'auto elettrica è decisamente la più pulita, produce meno CO2 rispetto all'auto tradizionale. E questo è solo l'ultimo di tanti studi che dicono esattamente questo. Io ve ne ho postati diversi e quindi vi rimando ai video precedenti. Quindi questo mi porta alla conclusione di questo video, che è l'ennesimo che faccio in tema di mobilità elettrica. Li trovate tutti nel mio sito portavocegirotto.it, c'è una sezione mobilità elettrica, ormai questo è il 20° video che faccio in merito, e riguarda la problematica degli autobus, quindi la sostituzione degli autobus. Allora, moltissimi enti pubblici, tra cui ovviamente comuni, municipalizzate, eccetera, hanno in questo momento effettivamente l'enigma, la decisione su quale tipologia di veicolo, con quale tipologia di veicolo sostituire gli autobus vecchi. Quindi, metano piuttosto che biodiesel, piuttosto che altre fonti. Io, citando e riferendomi agli studi che finora ho letto, sono dell'opinione che il veicolo elettrico è già maturo, cioè gli autobus elettrici sono già maturi. Nelle altre capitali europee li hanno adottati, stanno andando molto molto bene. Le emissioni ovviamente non ci sono, perché il veicolo elettrico non emette emissioni, le emissioni vengono dalla loro costruzione e poi naturalmente dalla produzione di energia elettrica, ma sono appunto nettamente inferiori rispetto ai veicoli a motore a scoppio, motore endotermico. I costi di manutenzione sono bassissimi, e quindi se si includessero finalmente nel conteggio le esternalità negative, cosa che ripetiamo per l'ennesima volta, gli enti pubblici possono fare, perché quando si fanno le gare di appalto, il nuovo codice degli appalti prevede espressamente che nella scelta di un prodotto, di un servizio, si debbano tenere in conto anche le esternalità negative, cioè gli inquinamenti che produce quel prodotto, quel servizio. E quindi io posso acquistare un prodotto che costa di più nel momento dell'acquisto, quando ho i dati che mi dicono che gli inquinamenti minori che quel prodotto, l'utilizzo di quel prodotto e la costruzione di quel prodotto mi genera, compensano appunto il prezzo superiore. Quindi ribadisco, messaggio per tutti i cittadini e per tutti gli amministratori: non si deve guardare solo il prezzo di un prodotto, si deve guardare anche l'inquinamento che ha generato nella produzione, durante il suo ciclo di vita e nello smaltimento, quindi anche la facilità dello smaltimento, l'eventuale riciclabilità. E ricordiamo anche in questo caso, per l'ennesima volta, che le batterie dei veicoli elettrici possono avere una seconda vita, cioè nel momento in cui hanno perso una certa percentuale di prestazione, e non sono più adatte quindi all'utilizzo nei veicoli, possono avere una seconda vita come stabile
come matrice di batterie invece per fare lo stoccaggio dell'energia elettrica delle fonti rinnovabili, vuoi a livello casalingo, vuoi a livello industriale, quindi hanno una seconda vita, non solo quella automobilistica. Vi metto ora il link di questo studio che appunto fornisce questi dati. Perorando questa, diciamo, io la chiamo ancora ipotesi, di migliori prestazioni appunto degli autobus elettrici rispetto alle altre, tecnologie. E anche in questo studio viene confermato, che, il metano e diesel hanno livelli emissivi, di PMX e di NOx, importanti e appunto similari. Quindi con questo io chiudo questa puntata, adesso vi lascerò tutti i link, concludo anche riportando la solita best practice californiana, quindi il solito buon esempio della California che come sapete è uno, forse lo stato più avanzato insieme con i paesi scandinavi per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Tra l'altro la California, se noi la prendiamo da sola, se la California fosse uno stato indipendente, sarebbe la quinta economia al mondo. Sarebbe la quinta economia al mondo se la prendessimo come stato indipendente. Ecco, la California ha già statuito che ha già proibito l'acquisto di autobus che non siano elettrici, quindi ha previsto un piano di conversione al 100% elettrico e quindi a step, ma anche gli enti pubblici dovranno comprare sempre di più veicoli elettrici. Quindi il fatto che la California sia orientata in questo senso, sapendo quanti altri buoni esempi ci ha dato in tema di energie rinnovabili e di mobilità sostenibile e di appunto economia circolare, diciamo che è una buona referenza. Quindi vi metto adesso il link delle cose di cui vi ho parlato, vi ringrazio, come al solito se ritenete interessante condividete e fate girare, quindi noi ci concentreremo ancora su rendere la mobilità il più possibile sostenibile, come ho detto sempre, non solo mobilità elettrica, ma soprattutto moltissima mobilità pubblica. Trasporto pubblico, mobilità leggera, sharing, pooling, quindi la condivisione, le flotte aziendali, pulite, eccetera, eccetera. Quindi al prossimo aggiornamento. Grazie e buona serata a tutti.